Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della Soul, della Soul Link, Pokémon, non ce la posso fare Luca a dirlo, ti giuro. Possiamo, John. Allora ragazzi, a Pokémon Platino. Nello scorso episodio, Luke, è successo qualcosa di un po' sbagliato, potremmo dire. Cosa è successo nello scorso episodio? Ragazzi, c'è stato un piccolo fraintendimento tra le parti, diciamo, tra le schermate, ma poi leggero, con un po' di ritardo soprattutto. Abbiamo sbagliato di una città, io ho fatto la cattura sopra Mineropoli e Luke sopra Giubilopoli, ma va bene così. Ragazzi, Slakoth e Riyama sono andati, non valgono come cattura, le rifaremo, allora, praticamente, esatto, li abbiamo liberati perché era la soluzione migliore, li abbiamo entrambi liberati, sì, quindi faremo di nuovo la cattura sopra Mineropoli e di nuovo sopra Giubilopoli. Muoviti Luke, vai a fare sta cattura. Aspetta, no, ragazzi, quanti like? Beh, siamo sul canale di gioco, quindi quarta parte, ragazzi, un numero importante, quindi direi 400 mi piace, ma proprio all'istante. 400 mi piace, mi sembra particolarmente onesto. Facciamo 400 tondi, non uno di più, non uno di meno, magari anche qualcosa di più, se sarebbe possibile, dai. Io ragazzi, spero che sentiate bene gli audio, perché non li ho settati. Però dovrebbero essere a posto dagli episodi di prima, cioè un mese fa. Gio, sei sopra Mineropoli stavolta. Sono sopra Mineropoli, percorso numero 207. Attenzione. Vai a fare la cattura, Luke, attendo te, vai. La cattura. Dai, raga, ce la farò. Carichi. Rispondete alla domanda del giorno. Ok, ci sono, è un dito, uccidetemi. non ci fai nemmeno la cera con dito. Ehi, Yonasu, ti fa posto, guarda. Bello. Che coppia, eh? Possiamo per sbaglio fare un crit, magari. Sarebbe molto... Dai, raga, ma cos'è sta roba? Che tristezza, Beh, già mi ha fatto incrocotto. Oh, Luke. Io, fuori parte, a un certo punto Luke mi fa... Oh, Giova, meno male comunque che abbia sbagliato la cattura, perché Slakoth... Minchia, Ditto, Giova. Attenzione alla potenza. Giova, purtroppo Ditto è morto. No, come è morto? No, te lo giuro, è morto con un flagello. Non pensavo togliesse così tanto. C'è solo Ditto qua. Cos'è, la casa dei Ditto? Ma no, la casa... C'è anche Slakoth per questo. Cos'è tutto questo strumento? Un revitalizzante. Guarda, abbiamo cominciato molto bene oggi. Vedi, Luke, io lo strumento sopra l'avevo già preso. Tu l'hai già preso lo strumento nell'angolo. io non l'avevo ancora preso, te lo giuro. No, perché c'è stato un po' di fraintendimento. 500 like per questa cosa, perché veramente l'ignoranza di questo. Ma... E sai, tipo, l'abbiamo scoperto perché a un certo punto Luke mi fa. Ma Gio. Abbiamo due catture, io faccio. No, guarda che ne abbiamo una. Quali fa? No, sotto nella, a Mineropoli, e sopra Mineropoli. Io gli faccio, guarda che sopra Mineropoli l'abbiamo già fatta. E invece poi si accostano con quanto? Un mese di ritardo. Che aveva fatto la cattura sbagliata. Benissimo. Allora, Luke, io comunque ho seccato il mio Nuzleaf. Sto andando verso la miniera. Strumentini, Luke, strumentini belli. Ce ne sono. Tutti randomizzati, tra l'altro. A sinistra, quindi... belli randomizzati. Quindi adesso, come minimo, mi trovo una bacca. Poche bambole. Una bacca pila. No, cos'è che bacca? Bacca pila. Hai l'elettrica. Io trovo sicuramente l'erba. Una poche bambola e una roccia umida. Probabilmente è passato qualcuno. Qualcuno con fantasia. Io ho trovato la roccia anima, Gio. Attenzione. Sono Link. La sua c'ha l'anima, la mia è umida. Buono sapersi. Esatto. Ragazzi, sento che dopo questo strumento il divino è più vicino a noi. Quindi probabilmente sulla adesso. Roccia umida e sulla poche bambola deve essere passato qualcuno con una mente un po' perversa, sai. Cose un po' troppo fuori dalle restrizioni. Cose un po' troppo fuori dalle restrizioni. Ma tanto, se mi hanno accettato tutta la serie con Tia, non posso non accettarmi quella con Luke. Gio, mi ha passato un Pokémon. Cloyster mi ha passato un Cloyster. Vabbè, dai. A proposito di perversioni sessuali, no. Tra l'altro, un Cloyster femmina. Quindi, raga, non mi dico più niente. Squamadrago. Attenzione, evidentemente è schiattato. Pensavo un Pokémon Drago. Magari. Ok, anch'io sto trovando il Pokémon. Allora, attenzione. Dai, attenzione. Cosa di onesto. Ma dai, ma cazzo, ma è Poudon.
Molte pulsioni quest'oggi. Mi oddio, l'ho quasi ucciso. Bella lì. Certo che se uccidiamo pure questo, oggi non catturiamo oggi niente. Oggi non catturiamo niente. Nulla. Tra l'altro, oh, no, in vedi... questo episodio c'è la palestra, Luke. Sul tuo insomma, canale, Gio, quindi attenzione. Sul mio canale, quindi attenzione. Attenzione. Morte in arrivo sul mio canale. Tra l'altro, nello scorso episodio è morto lo starter. Perso. Ah, per colpa mia, più che altro. Per colpa del suo fortissimo Palkia. Con ben quanto? 20 di difesa? Con una statistica molto interessante, Git. Ragazzi, chi dimentica la Shounen che rovina il Zaffiro è complice, perché con certi episodi... Ho visto una statistica molto interessante. 26 di difesa. Gio, ho visto una statistica interessante. Non so neanche perché ho riso così tanto quella volta, ti giuro. Il fatto che c'è un problema, io ho l'ultima curable. Il problema è che questo coso non si fa catturare anche da me, Gio, sono infami quest'oggi. Uno? L'ho catturato, quindi... Io no! Io sì, l'ho catturato, niente, non ci sta. Niente da fare. Niente catture oggi. Mi sta uccidendo. Pokémon Bivalve, giusto, giusto. Mi sta uccidendo. No! No! Ti ha ucciso. No! Mi ero dimenticato di essere confuso! Muori! Muori, brutto ippopotamo del culo! No, niente! Brutto ippopotamo del culo! New insulto! Questo è un nuovo insulto! Oddio! È vero che c'era il veleno che ti toglieva... No. Sì, c'è ancora il veleno in questa generazione, purtroppo. Che è successo? Niente, è sopravvissuto a vita 1. Anche io c'ho il veleno, infatti devo fare un po' attenzione qua al centro. Ma che infame, Pokémon. Ma raga, ma mi ha ucciso un Hippowdon a momenti. Allora, sto andando al centro Pokémon. Siamo a 6 minuti, cattura. Non ci siamo mossi dal centro Pokémon. Siamo fossilizzati proprio a Mineropoli. Vabbè, cioè, magari una cattura la facciamo dopo. Iscrivetevi dal suo canale. Vabbè, allora dopo magari una cattura la facciamo. Se riusciamo ad arrivare a Giubilopoli, a fare la cattura di sopra. Secondo me di questo passo non ci arriviamo, cioè in palestra succede qualcosa di molto brutto. Sì, sì, infatti, assolutamente. Sento già un palo sopra. C'era Wooper. Pedi in ombra di Wooper, ma guardalo. Che infame. Tra l'altro, l'abbiamo randomizzato le abilità, infatti, me lo sto chiedendo. Tutto. Veramente randomizzato tutto, come se non ci fosse un domani, Gio. Mamma mia, ci ha pensato Luke a sto giro, raga. Mica come me che non randomizzo le abilità nelle Crazy Rock, cazzo. No, ci ha pensato Master Roshi. Comunque io mi sono rinfognato nella miniera, te lo dico, Io sono andato da Pedro che spacca le rocce con la testa, ragazzi. Ah, Madonna, ma quest'uomo è troppo veloce. Primeape! No, minchia, Primeape contro Grace, mi becco tante di quelle botte che la metà basta. Sono curioso, magari in palestra c'è qualche leggendario che ci fa il culo, perché clickbait. No? No, che il clickbait. È più importante. Oddio, un leggendario nella miniera. Chi hai trovato? Chi è? Vediamo un po', c'è musica. Di Alga, vabbè. Giusto per farci rosicare, no? Ragazzi, il clickbait. Mamma mia, eccolo qua. Tra l'altro ho scoperto che a quanto pare gli operai sono dei writer, degli scrittori. Sì. Un altro... Dialga, ragazzi, insiste. Ancora musica leggendaria. Continua a parlare di Dialga, ragazzi. Uno stormo di Dialga, perché hanno fatto la transumanza, si sono trovati qua per sbaglio, raga. Possiamo usare la leggendario close per catturarlo, ma lo posso catturare, se vorrei. Oddio, Ninetales, se sto male, peccato. Cattura, Gio. Piplup. Cioè, Gio, adesso mi sono appassito meglio Piplup. Potrebbe evolversi Piplup, veramente. Zero. Due catture buttate. Cioè, allora tu mi stai dicendo davvero che c'è un operaio che ha randomizzato i suoi Pokémon in Ralts e Gardevoir. Pensavo in Geodude. Guarda, in Ralts e Gardevoir. Funziona bene il randomizer, non trovi che è tarocco. Sì. Mamma mia, è tarocco. Perfetto, fantastico. Comunque raga, Shaymin! Shaymin, gli stormi di Pokémon che transumano nelle miniere. Shaymin con cazzo di peli d'ombra. Gio, pensavo avessi trovato lo Shiny. Ho detto Shine. Ho detto, oddio, clickbait con lo Shiny. Attenzione. Raga, vorrei un hashtag Dialga in transumanza nei commenti. Raggiungiamo 100 commenti con questo 100 hashtag, commenti con hashtag Dialga in transumanza. Tutti, ragazzi, li voglio leggere tutti dal primo all'ultimo. Oh, che cavolo. Che intesa. Gio, io sono davanti alla palestra a fare la protesta per entrare. Quindi io sono uscito adesso dalla miniera. Sono qua con i cartelli Free Team Rocket, Justice for Divino. Così, ragazzi, sono qua in protesta davanti, sono solo io però. Justice for Divino sembra tipo uno di quegli album metal. Oddio. And Justice for Divino. Allora, Free the Divino. Oh, allora, ok, vai Luke.
penetra la roccia. I'm entering the palestra, dai. Adesso ci sto arrivando anch'io. Io ci ho pensato di avere il titolo. Se non succede niente, il titolo potrebbe essere tipo leggendario ovunque in miniera. Oddio, Gio, c'è il botanico. Me lo ricordo in un episodio della Caesio, che è molto recente. Che ho visto ieri, però. Sì. Strano che non c'è il paleontologo. Sto aspettando io, però, Luke. Non so se... il paleontologo. Non so se ragazzi, questa qua, ragazzi, è un'altra leggenda nel nostro canale. Che veramente, tanto voglio vedere un punto, mi sembra è giusto. È fantastico, perché le nostre Crazy Locks stanno sempre diventando... cioè, le nostre Soul Link stanno sempre diventando meno Soul Link e più meme. È Gio, bellissimo. Gio, purtroppo ti devo dare una brutta notizia. No, Luke, ti uccido la vita. Chi è morto? Tu non crederai mai cosa mi ha fatto questo Mike Tiena, praticamente mi ha avvelenato con un veleno punto. Sì. E poi cosa fa? Decide di lasciarmi in pace? No! Mi fa sdoppiatore, mi lascia un PS, ma veleno. Ma chi? Purtroppo Glemmiao, quindi legato con Kirdia. No, Luke, ma figa, ma mi si evolve, mi togli così clickbait, ma Dio. Mi uccidono anche i sassi, non lo so, cioè mi uccidono anche... Le Pokéball piene di sassi. Cioè, raga, siamo già due morti per me. Siamo al quarto episodio, tra l'altro, quindi... Perfetto, guarda, le medie perfette, guarda. Una morte ogni due episodi. Oh, l'importante è che non mi uccidi Aggron, che c'ha Ira di Drago e praticamente mi fa vincere fisicamente la serie. E adesso fa assorbimento. Non poteva farlo prima, mi chiedo. Cioè, no, prima doveva fare sdoppiatore. Vabbè, raga. Vabbè, io sono andato a depositare cosa a sto punto. Io voglio veramente buttarmi da questa statua della palestra, ragazzi. Proprio a testa. Una di quelle cadute che veramente ti rimangono nel cuore, mi dicono. Cioè, mi danno tipo la medaglia d'oro per il tuffo dalla statua, poi, ragazzi. Veramente. Le Olimpiadi, quelle belle, che è Pokéathlon, raga. No. Pokéathlon Advanced proprio. E dopo Palkia, anche Glemmiao e l'altro chi era Killer, mi sono già dimenticato, ragazzi, che memoria quest'uomo. Mamma va mia. A casa. Via Palkia, Zumarill, Glemmiao, Kirlia per ora. E tra l'altro devo anche liberare Cloyster, che tu non hai catturato i Podon, giusto? No, non no, è che proprio no. Faccio... Okay, no, no, non è che non è tranquillo che non ho fatto la cattura alla Lega, tranquillo. Vai, perfetto. Quindi, no, non l'hai fatto, io mi sono sbagliato a quanto pare. No, come hai fatto la cattura alla Lega, scusa? No, no, io l'ho fatta a Canalipoli. Ah, così, ok, perfetto. No, random no. Gioco. No, mi stavo preoccupando, che okay, anch'io, tranquillo. Ce la farò a non perdere altri Pokémon, dici? Allora, io sono davanti a Pedritto. Ah, sei già lì davanti? Nota ala del Chelsea. Esatto, ragazzi. Prima era il Barcellona, ha vinto anche la Champions. Sì, infatti. Ok, stato. Che si chiama Joy. Oddio, il bulletto Joy Lady. Perfetto, interessante. No, è tipo meglio se era Joy God. Però lì. Sì. Vedi che Jonathan. Quindi. A proposito di God, no? A proposito di divinità. No, Jonathan. No, no! Gesù. Oh Gesù. Aggron contro Aggron. Che scontro. Ma lui c'ha Ira di Drago, ok, no, ho vinto. Almeno Aggron l'ho ucciso, minchia che infatti. L'originale ha vinto. Diffidate dalle imitazioni. Luke, abbiamo aumentato la difficoltà per caso? Ma di po'... Giusto... No, ma qualche livello gioco? Perché niente non dovrei... preoccupante, tranquillo. Perché non doveva... Lui non doveva essere a questo livello, non doveva essere al 16. No, mi sa che doveva essere tipo al 14. Esatto. Quindi, vabbè, gioco, due livelli, che sarà mai? Cosa mai potrà andare storto, cheat. Secondo me? Cheat, poi persa l'intera squadra. Lo disse. Tanto Volbit. Dai, Volbit, vai a casa, c'è grazie. C'è Danspers che mi sta urtando i sensi. Vabbè, bello Danspers, a me piace come Pokémon. Sì, mi ha quasi ucciso l'elefante. Venonat, dai, una battaglia easy per me in palestra. Quindi, 16, vai via. Mamma Dio mia, Cristo, dai, no, Luke, c'è un Danspers che mi sta uccidendo. Danspers, mi ha ucciso Danspers, praticamente. Luke, ce li ho tutti poco efficaci! Oddio, che sta succedendo? Guardalo! Fuoco il colpo! Luke. Che sta succedendo? Allora, no, non ci credo, c'ho 16 di attacco con Panzer, non lo butterò mai giù. Cosa? Mi dicono una statistica molto elevata. Allora, come posso... allora devo rischiare un'ira di drago, Luke. Rischiatelo. Gio, rischia. Siamo qua per rischiare. Ti quindi prego, è il momento di farlo. Ti prego, buttalo giù. Se non lo butta giù, ma è morto Panzer. No. Sì. No, please. L'hai buttato giù? Sì. Yes. Dio mio. Quanto ho rischiato. Queste sì che sono soddisfazioni. Dai, in palestra poi. Foca... Quanto non mi sa mai. Rischiato. Non mi sa mai. Lui è proprio infallibile questo Venonat. Attenzione. Luke, dobbiamo allenarci. A casa. Decisamente, Gio. Sennò qua. Oh mio dio. Faccio fin di spazio. Che dici? Lo faccio o non lo faccio? Ok, l'ho fatto. Grande, grazie. Come apprezzo che tu abbia cagato il mio consiglio. Le indecisioni delle rocce, quelle prepotenti. Ho vinto, Gio. Senza perdere più nessun altro. Incredibile.
Oddio, che paura però. Buon latte, certo. No, gli Yukimi mi sono buon veramente cagato domani. Addosso. Un po' anch'io. Cosa? Così non va. Oh, sai qual è stata la mia situazione? Io c'avevo due Pokémon a vita rossa e l'unico che non aveva vita rossa era Snubbull e lui spammava Zuffa. Cazzo. Diciamo che ce la siamo vista un po' male in questa prima palestra. Abbastanza, direi. Allora, però forse facciamo in tempo ad andare a fare la cattura a Jubilopoli. Sì. Però la cattura giusta, Gioco ci conto questa volta, non delude. Tra l'altro che mi ti ha dato a te? Adesso controllo, sono andato a fare un po' di spesa al market perché sai com'è. Mi ha dato specchio vero, voglio piangere. Cioè, non è specchio che velo, classica mossa da Naz. Lancia fiamme. Buttala via. Minchia, sei andata via, se qualcuno può impararla, è già una buona mossa a fuoco, dai. I miei Pokémon hanno i seguenti attacchi speciali: 19, 13, 15. Immagino che tipo a livello 40 ci avrà 22. tipo 3 punti in 40 livelli si è fatto, fantastico. Oh no, vero che Barry non mi affronta, no? No, okay, tipo ti disturba solamente, Joe, niente di troppo serio. Cacca addosso, cioè, beh, ragazzi, che dire, anche in questa parte si perdono Pokémon oggi. Oh, io sto andando verso Jubilopoli, Luke, così famo la cattura. Invece io sto facendo shopping sfrenato per le Pokéball, sennò vabbè, non si fa cattura quest'oggi. Giustamente, oserei dire. Joe, ti immagini se trovo di uno Slakoth? Ovviamente, ragazzi, non lo catturo. Cazzo! Perché mi sembra... Non lo catturo. Cioè, c'è una tipa che non avevo ancora affrontato, ma ha bloccato tantissimo. E anch'io, però io faccio il giro, faccio la provata, parkour. Bravo, grande Luke. Esatto, Madonna, ragazzi, parkour. Allora, per il prossimo episodio, raga, urge un goccio di allenamento, almeno portarli tutti al 16, sennò... Oh, ma quello non no, sono... No, raga, io mi alleno fino al 50, almeno sono già pronto per la lega. Oddio, Metang, è lui? Oddio, lui dove? In quella specie di caverna, ragazzi, è la sua caverna, quindi, onda mamma calda. Mia. Attenzione. È abbastanza... semaforo, ma veramente ho trovato cricche tutto su sto percorso dove si trova normalmente. Ma no. Cristo, Madonna, cosa è successo? Tratto è pure un semaforo abbastanza rotto, ragazzi. Cioè, continua a dare col rosso. Raga, continua a darmi il rosso, non posso fuggire. Ok, sono fuggito, verde, ragazzi. Ma non ci posso credere che l'hai detto veramente. Comunque c'è Bellocchio che ti rompe le balle a Jubilopoli. No, c'è una che mi ha affrontato, io non me ne ero accorto. Anch'io, mi sa che è la stessa. È la stessa tipa. Comunque, Luke, sì, visto che tu prima hai fatto la cattura, hai fatto due catture, io inizio a... No, cazzo, vero, c'è da affrontare il Team Plasma, zio! Cavolo, facciamo questo, Gio, tanto non penso ci spiegheremo tanto. Poi, comparo i peggio leggendari. Comparve Giratina Ultra, tutte queste belle cose. Bello, forte Giratina Ultra, Luke. No, piccato non penso ci metteremo tanto alla fine a sconfiggere questa recluta. Stai zitto. Non parlare. Ho già fatto troppi danni. Ah, c'è pure Bellocchio qua. Festa, ragazzi. Free for all proprio. Esatto, facciamo free for all noi, Bellocchio. Ma quanto parlano? Ma da quando parlano così tanto? Ah, è vero che devo combattere con Lucinda a posto, guarda. Vabbè, speriamo che abbia un Pokémon decente. Aggron! Aiuti. Di nuovo? Aggron! Cos'è, il nuovo Stalker? Aggron! Il nuovo Stalker. C'è. Oddio. Cioè, parliamone. No. Stalker si è reincarnato. Che è successo? Questo nome mi fa molto piacere. Che cosa è successo, Gio? Non lo sento. È morto il Pokémon di Lucinda, ma... Ah, boh, vabbè, allora chi se ne frega. Ma no, ma mi sono rattristato un botto. Ma perché è morto così? Ma sì, ma va bene lo stesso, Gio. Sì, ma sai che io sto vincendo solo perché c'ho Aggron? Cioè, veramente... Sì, se non quest'ora avremmo già perso la sedia. Sì, sì, avremmo già perso, ma tantissimo. L'avrei perso al terzo episodio, probabilmente. Tanto c'è il vantaggio 2-0. Se c'è il vantaggio 2-0. Luke ha fatto tutto. Ha fatto tutto Aggron. Li ha distrutti tutti e due. Tanto parlano veramente un casino. Cioè, avevi pure ragione. È fortissimo. Luke, c'è un Aggron che è fortissimo. Ma quello che ha un attacco fisico, dicevi? Attacco fisico a 12. Però... Vigoroth è corso. Vediamo un po' cosa Lucinda con Bidoof. Ma cos'è? Bello. Ma cos'è? Bellissimo. La mia c'aveva Steelix che tipo aveva 2 PS perché si è fatto shottare dei... No, raga, mi ha fatto retromaccia su Spoink. Io li faccio per Forcon. Tiè. L'hai preso? Tiè. L'ho preso. Male. No, ma chi è sto ciccione? La scatola chic. Ciao. Subito fa vita al tiro, è potentissimo come Gesù. Ragazzi, è Gesù questo video. Raga, attenzione. Gesù è sempre potentissimo. La bestia. È veramente... Bora. No, allora, no, Luke... non ci credo. Bora. No, Rick, non dirmelo, ti prego. Lo gioco. No. Purtroppo qua ogni attacco voglio perdere. Non è morto, vero? Ho vinto. Era solamente un mini troll. Allora, Luke, direi che questo percorso lo esploriamo nel prossimo episodio, ma la cattura la famo adesso. Però, quindi, Gio, apri tu le...
Apri le danze tu. Ho dai, trovato una bacca Rosmel. La cattura non può essere buona se c'era una bacca Rosmel. Che bacca. Oddio, leggendario! Non ci credo. Oddio, Articuno! Cioè, è quello che avevamo appunto detto prima di leggendario. Ed ecco appunto, leggendario. Come sì, non lo prendo mai, questo è il problema, cioè. Adesso lo prendo la prima Pokéball, sicuro. Quando succede così, prima Pokéball confirmed. Sicuro. Allora, aspetta, sicuro. Fammi studiare il Pokémon perfetto. Sì, ok. Ma quante bolle hai, Gio? Quante bolle hai prima di tutto? Perché l'importante è sapere. 20. Sti cavoli. Cioè, allora hai ampia disponibilità. Con allora, sto coso qua, quanto attacco fisico ha? Non voglio scettare. 38, non ci penso. Ma Switch. C'è delle mosse ignoranti che possono farci esplodere oppure... No, senti, io provo a fargli un pugno rapido con Panzer. Non ha molto attacco, quindi... No, provaci. Secondo provaci. Me non lo secco. Non gli ho fatto try, niente. Try. Magma Clisma e Martel Pugno su Articuno. Io ti dico solo questo. Non è proprio leggero, eh. Dai. No, la fortuna Luke è che ha... Tocca a me. Tocca la me. Fortuna Luke è semplicemente che è a livello 4, quindi... Ah. Oddio, ho fatto tre giri. Gio, non ci credo. Gio. Chi? Ho trovato Poliwag. È lui. Il mini. Quello junior. Però non morire. Cavolo, non morire. No, è morto! Non ci credo. No. Non ci credo, Luke. Non basta. Raga, è morto. Sai che su Articuno ha rischiato di seccare anche me? Muori. Era abbastanza potente. Pensavo di non fargli così tanto. Poi c'era Barboch. Ma che cavolo, però. Nessuna cattura abbiamo fatto oggi, praticamente. Ma brutto. Male, Luke. Va bene, la prossima battle ne facciamo tipo 3 o 4 per recuperare a sto punto. Direi. Dobbiamo farcela, perché altrimenti... No, raga, non pensavo che avesse così tanto, perché non è un così attacco fisico buono, sinceramente. Dai, mio, c'è un attacco fisico schifoso. C'è un attacco fisico schifoso. No, sì. Tra l'altro io lo stavo per prendere Articuno. Non ci credo. Tra l'altro John Frog, Luke, hai ucciso John Frog. Ma non ci credo. Cioè... Vabbè, guarda... Poteva essere la coppia del secolo. Vabbè, dai, basta. Poteva. Chiudiamo. Via. Ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento in descrizione al canale, ad entrambi i canali, perché dovete passare giusto. Anche al canale del Rocet. Mi raccomando, premete le campanelle per ricevere sempre i feed che non ci sono. Oh yeah. Però cos'era sta cosa? Per i feed. Vabbè. Era un ricordamento per i feed, purtroppo. E rispondete alla domanda del giorno, passate da entrambi i social. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, reclute.